Benvenuti e bentrovati, sono Perugia. Oggi potete notare l'eleganza con cui sono vestita e con cui vi parlo. Che cosa stiamo per fare oggi? Sono arrivata a quel momento brutto della vita universitaria che è lo scrivere la tesi. Sapete, quella cosa, quel libro che alla fine devi scrivere, che dovrebbe tipo rappresentare un po' il coronamento degli studi che hai fatto. Il problema è che a seconda dell'università che fate, il valore che l'università stessa dà alla tesi è molto diverso e su questo anche quindi si basa come fare la tesi, se prendere un argomento piccolo, grande, medio, sperimentale, robe così. Ovviamente il DAMS fotte sega della tesi, non la chiamano nemmeno tesi, è un elaborato da 6 crediti. Scusa. Infatti quello che richiedono è un elaborato molto molto piccolo e la nostra tesi vale solo 3 punti. 3 punti. Visto che nessuno ti spiega come fare la tesi, perché giustamente perché dovremmo spiegare come ci si approccia alla tesi, credo che quasi tutti gli studenti si trovino ad essere, diciamo, degli autodidatti all'interno di questo magico mondo dell'elaborazione della tesi. E quindi, visto che io sono una persona altruista, perché lo sapete, mi sembrava, diciamo, carino e soprattutto utile poter mostrare a tutte le persone, a tutti gli studenti sfigati che verranno dopo di me, come io ho affrontato questo momento di perdizione e di tristezza e sconfinata depressione. Non è un video in cui vi do dei consigli, perché ora come ora sono a livello zero, cioè io non ho nemmeno l'argomento della tesi, non so proprio come ci si approccia. E questo sarà tipo un vediamo come vanno le cose. Oggi infatti è il 1° ottobre 2019 e possiamo dire che inizia la mia ascesa alla scrittura della tesi. Io immagino si parta dall'argomento, dalla scelta dell'argomento. Credo di sì. L'obiettivo di oggi è trovare tre argomenti da poter portare al professore da proporre, appunto. Questo perché? Perché devo sfrasciare e fare tre temi. Perché se non va bene il primo, cioè quello che io ho in mente, non voglio che il professore mi rifigli una sua tematica di ricerca, perché sono le loro tematiche di ricerca, non le mie. Se loro vogliono, diciamo, approfondire questi argomenti, hanno tutta la possibilità di farlo nel loro intimo, nel loro privato, oppure schiavizzando altri universitari. Io non ci tengo. Voglio andare quindi con tre opzioni in modo tale che mi boccia la prima, c'è la seconda, mi boccia la seconda, c'ho la terza, mi boccia la terza, vabbè, ciao, arrivederci alla prossima. Non so come si ricerca una tematica, un argomento, contando che a noi appunto non vale niente la tesi, direi un argomento molto specifico, non gigantesco, però che mi piaccia, cioè l'importante è che mi piaccia, perché sennò 2 ioni, cioè nel senso ci devi lavorare, ci devi scrivere 30 pagine, 1 minuto ti deve piacere, immagino. Oggi obiettivo è cercare tre tematiche. Li scriverò su un file Word, sotto forma più che altro di domande, cioè in modo tale che io poi ho le domande da cui partire per elaborare il testo, anche perché comunque la tesi io immagino debba essere, diciamo, una ricerca di risposte a delle domande che tu ti poni in auge. Siamoci all'opera e vediamo. Non so perché sto facendo la romana, cioè io non sono romana. Vediamo un po' come va. Inizio guardando un po' online, quindi qualche sito, qualche articolo, per vedere se le idee che ho hanno senso, ci si può scrivere qualcosa e se magari ci sono, diciamo, dei collegamenti che io magari non conosco e invece potrebbero essere interessanti. Eccoci qui, allora ho trovato qualcosa, ho già iniziato un po' a scrivere, però online non ho trovato tutto quello che mi serve. Non vi ho detto che io in realtà è già da un po' di tempo che sul telefono mi segno le pagine in quei libri che ho studiato che secondo me potevano, diciamo, essere interessanti come argomenti appunto per la tesi. Quindi io adesso vado a vedere tutte le pagine che mi sono segnata dei vari libri. Io voglio fare una tesi principalmente sul teatro, per lo più
vado a consultare questi tre libri che io ho studiato, principalmente questo, chiamato Teoria del dramma moderno di Peter Zondi, un tipo che questa è la sua tesi di laurea, quindi bene, e solo che dopo che l'ha tentato di scrivere si è suicidato. Qualche domanda? Vediamo se trovo appunto più spunti oppure no. Per ora guarderò anche Storia del teatro e dello spettacolo di Alonso Perrelli, che è il manuale, è la Bibbia del teatro, e poi Le origini del teatro moderno di Perrelli. Sì, è lo stesso Perrelli, però qua è solo di Perrelli. Iniziamo! Tre tematiche, quindi obiettivo della giornata raggiunto. Le tre tematiche, di due mi piacciono molto, una è troppo grande e soprattutto non saprei dove andare a parare, invece secondo me le altre due sono molto specifiche e mi piacerebbe, ecco, lavorarci sopra. Ora, il passo successivo, che però non faccio oggi perché sono stanca, è trovarsi il relatore. Cioè, nel senso che io in realtà ho in mente un relatore a cui vorrei proporre queste ipotesi, ecco, di tesi di laurea, e però appunto gli devo scrivere una mail per poter prendere appuntamento. Quindi il prossimo step e effettivamente avere un relatore. Ah, ecco, forse questo è un consiglio che potrei darvi, è che tendenzialmente i professori sono anche abbastanza specifici nei loro insegnamenti, quindi cercate anche di capire, sulla base di quello che vi hanno insegnato, che materie hanno tenuto, quali possono essere gli interessi principali dei professori. Dovete ovviamente trovare il relatore su misura delle tematiche, delle branche che voi andate a definire, perché io appunto ho detto teatro, però teatro è molto generico, esistono tanti tipi diversi di teatro, anche teatri di epoche differenti. Magari ci sono quei professori che maggiormente sono specializzati nel teatro antico e altri invece nel teatro moderno. Ecco, se io voglio portare qualcosa sul teatro moderno non andrò a chiederlo a quello specializzato nel teatro antico, cioè avete capito? Si chiama logica. Io rimarrò senza allenatore, lo so già. You suck! Va bene, ci rivediamo al prossimo step. Mi butto sempre sulla musica classica. Io ho messo la Carmen, no, la Banera di Bizet. E assurdo, io parlo seguendo il continuo drammatico dell'opera. Cioè, nel senso, nei momenti tranquilli anche sono tranquilla, nel momento in cui esplode, esplodo pure io. È assurdo, mi inquieta un botto, cioè o sono io che sono così oppure lui ha rappresentato me.